Subsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi sono qui con una ventata di novità. Come ho scritto su Facebook e anche nella discussione qui su YouTube, non so se tutti lo hanno letto, comunque prima di iniziare a entrare nel vivo di questo episodio, mi sembra doveroso spiegarlo, praticamente ho cercato di dare una bella passata di novità sia nella grafica e anche nei video, dopo che praticamente mi sono resa conto di aver corrotto la maggior parte dei video di Casiraghi, la seconda generazione per l'esattezza. Il gioco andava, ma solo il video, si stoppava per diversi secondi, poi riprendeva e si ristoppava di nuovo, diventando quindi inutilizzabile. Non vi dico pianti, non vi dico la disperazione, ma ho deciso di fare come la Fenice e risorgere dalle mie ceneri. Quindi non riparterò i Casiraghi, perché comunque la parte bella dei Casiraghi, quella che ho amato giocare, è andata perduta e voglio mostrarvela. Ci tengo a farvi vedere quella storia e allora ho deciso che la storia di René verrà riproposta in questo gameplay, non subito, ma sarà comunque riportata qua. Ma per prima di conoscere quindi questo nuovo questa nuova serie, vi dico subito che non è una legacy, o se la vogliamo definire legacy, è una legacy anarchica, è legacy solo per lo scorrere generazionale e l'assenza di trucchi dei soldi, anche se ogni tanto potrei permettermelo, quindi preferisco chiamarlo semplicemente gameplay, dal momento che non seguirà nessuna regola base. Però sarà un gameplay libero, quindi andremo avanti nelle generazioni fino a quando ci andrà, poi magari un giorno ci sarà venuta a noia questa famiglia e cambieremo. Ma intanto conosciamola, andiamola a conoscere e vediamo cosa ci aspetta in questa nuova serie, subito dopo la sigla che ho rinnovato anche quella per voi. Spero che vi piaccia tutto quanto. A dopo. Una ridente cittadina, o forse non così ridente, ma piuttosto una cittadina desertica dal terreno brullo e la vegetazione molto selvatica e anche molto spartana e sporadica. Eppure, tra questi Grand Canyon, questo paesaggio così desertico, quasi surreale, si erge una cittadina chiamata Strangerville. Pochi abitanti che hanno sempre vissuto però in pace e armonia, nonostante il grande afflusso di scienziati che Strangerville ha sempre richiamato. Si dice infatti che in un cratere distante sia accaduto qualcosa di strano che gli scienziati cercano di tenere nascosto alla popolazione, forse per non far creare il panico. Forse perché non c'è effettivamente niente da nascondere, la cittadina si divide in due frazioni, i complottisti e gli scettici. Eppure tra queste strade esiste anche una famiglia, ed è la nostra famiglia, la famiglia d'origine della nostra founder. E io ho deciso di farvela conoscere, farvi conoscere la sua infanzia e la sua adolescenza con questo video. Ed è proprio a Strangerville, tra questi cactus, tra questi fiumi, questi luoghi un po' isolati, un po' persi dal mondo, dove un laboratorio si erge in lontananza nel panorama, che la nostra giovane piccola bambina è nata e sta anche crescendo. Ultimamente, negli ultimi periodi, qualcosa però sembra aver mutato, aver cambiato le sorti di Strangerville. I loro abitanti iniziano a notare cose strane e il laboratorio porta sempre più curiosità addosso, creando molte domande aumentate dall'arrivo di agenti segreti di Stato e di militari. E tra questi militari ecco Jeremy Wild, un militare
che ha fatto una ricerca molto approfondita ed è arrivato a scoprire una cosa molto importante. Trovato il modo di entrare dentro il laboratorio segreto, Jeremy Wilde ha scoperto un'enorme, gigantesca pianta madre nascosta nel seminterrato. Ma il nostro Jeremy non vive solo nella sua grande e bella villa, nella parte lussuosa di Strangerville. No, lui vive là con sua moglie, la bellissima Elizabeth Wilde, che ama fare giardinaggio, occuparsi della casa e occuparsi anche di qualche composizione floreale, oltre che avere una passione anche per il miele. Per questo si è fatto regalare dal marito un'arnia per poterlo produrre da sola, totalmente naturale. Una donna in gamba, dai valori genuini. Non ha grilli per la testa, ama molto suo marito, l'ha sposato per amore. Il suo sogno è avere una bella famiglia felice, vuole essere una mamma meravigliosa per i suoi bambini che lei ama. I due, infatti, hanno due figli. Il primogenito, che è un maschietto, si chiama Oscar, come Wilde, Oscar Wilde. E poi c'è la piccola, Anne Mary Wilde. Nome molto elegante, grazioso e anche un po' regale, scelto dalla romanticissima madre, da Elizabeth, che ogni notte, prima che la piccola si addormenti, le legge sempre la sua favola preferita. Inutile dire che i figli amano la propria madre e lei si fa in quattro per loro, non vuole far mancare niente a suoi due cuccioli, ma nemmeno con il marito si risparmia. Anche l'amore tra lei e suo marito Jeremy è ancora come i primi tempi. La passione non si è spenta durante i loro ormai 10 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento. Conosciuti al college, è stato amore a prima vista e hanno deciso di convolare a nozze in tempo breve per mettere su famiglia. Ed è in questa famiglia felice dove ogni mattina Elizabeth prepara la colazione per la sua famiglia che Annie Mary, la nostra erede, la nostra founder, protagonista futura, cresce in questa armonia familiare. Certo, il padre è molto preso dal suo lavoro, lui è un ufficiale dell'esercito e prende questo lavoro molto sul serio, ma allo stesso tempo cerca di dedicare altrettanta dedizione, se non ancora di più, ai propri figli. Lui stravede per la sua piccola biondina di casa, che somiglia a lui in tutto e per tutto. Ha preso i colori della madre, ma i tratti del viso sono del papà, e lui di questo ne è molto orgoglioso. I pranzi in famiglia e le colazioni, i pasti in generale, sono un modo per i Wilde di ritrovarsi e raccontare i propri sogni e progetti futuri a cui i genitori sono molto interessati. Infatti spesso, tutti i giorni, il padre aiuta piccolo Oscar nei suoi compiti mentre la madre fa un bel bagnetto alla dolce Anne Mary, che più che essere lavata è lei a lavare la madre con i suoi schizzetti che fa nell'acqua e i suoi giochi sempre un pochino troppo turbolenti. Ma lei è una bimba un po' scatenata, molto accattivante, che viene amata da chiunque le posi gli occhi addosso. Lei, con questi occhioni dolci e questo faccino angelico, è ben voluta da tutti. E guardatela anche con suo fratello, perché lei ha un bellissimo rapporto col fratello maggiore, ed è in questo clima sereno che la nostra Anne Mary diventa una bambina. Ma se da bambina la sua vita era stata serena e senza pensieri e spensierata, adesso che era cresciuta, che era sì ancora una bambina, ma una bambina delle elementari, di 6 anni, che iniziava a capire anche lei che qualcosa a Strangerville stava iniziando a cambiare. Qualcosa di inquietante stava accadendo, ma ancora non ci dava peso. Era una preoccupazione di suo padre, ma cercava al momento di non farlo ricadere sulla famiglia, che, ignara di ciò che invece il padre sa, continua a godersi le belle giornate di sole che Strangerville regala. Queste giornate bellissime e calde in cui i bambini possono giocare all'aperto e consolidare il loro rapporto di fratello e sorella, che è sempre più forte, sempre più intenso. Ma
le cose fanno presto a degenerare. Nell'aria piano piano delle piccole spore, delle scorie o chissà cosa iniziano a fluttuare. Flutto non torna ai Sim. Lui, Jeremy, è sempre più preoccupato e in ansia, al punto da decidere di vietare ai propri figli di uscire all'aperto, se non quando è strettamente necessario. La città si riempie ancora di più di militari, si riempie ancora di più di scienziati, e la piccola Anne Mary, nella sua infanzia, non può far altro che guardare l'esterno dal vetro della sua finestra, della sua camera, sperando un giorno di poter tornare a giocare fuori e consolandosi intanto con sua madre, con la dolce Elizabeth, che cerca di trarle sul morale, il morale coccolandola davanti a un film, il film preferito della piccola Anne Mary. L'abbraccia, la conforta, ma nel cuore della piccola si inizia a insinuare una paura irrazionale tipica dei bambini. Ma sono davvero infondate le paure di una bambina? Le strane piante che sbucano dal terreno, qua e là, sempre di più, sempre più invadenti, iniziano a far temere davvero Jeremy, che piano piano inizia ad ossessionarti al caso. E così passa le giornate, le ore, addirittura le notti, cercando di scoprire, cercando di indagare, intervistando le persone, interrogandole, mettendo cimici, studiando tutto ciò che trova, cercando di raccogliere più prove possibili, ma tutti i suoi risultati sembrano portare a niente di fatto. E per quanto lui cerchi informazioni su internet, abbia contattato i più massimi esperti, scienziati a livello mondiale, richiedendo un intervento immediato a Strangerville, perché la situazione comincia a essere veramente preoccupante. Lui ha l'occhiaia, lui non dorme più, lui non riesce a pensare a nient'altro che a questo caso, che sarà il caso della sua vita. In questa casa ci vive anche la sua famiglia, ed è proprio in una di queste sere in cui lui è a investigare che sta per accadere qualcosa. Elizabeth, sola a casa, è preoccupata quanto il marito, ma non sa ciò che sta per accadere. E anche questa notte, come tante altre, si reca al bar sperando di incontrare qualcuno che sappia qualcosa in più. Ha preso tanti appuntamenti con generali e altre persone importanti, ma nessuno gli ha saputo dire niente. Ma anche quella notte, fuori, qualcosa di strano accade. Parla con le persone, eppure non sembrano persone normali, hanno qualcosa di strano. E lui non sa davvero più cosa fare. Ci sta provando a mantenere il controllo e riesce a far tornare in sé questo uomo anziano. E un po' forse la cosa lo rallegra, se non fosse che a casa sua moglie ignara che quel frutto che ha appena mangiato è un frutto velenoso, rischia anche lei stessa di venire contagiata. Quando torna a casa e la trova così, è un colpo per lui, un vero colpo al cuore. Il cuore si spezza, cerca di pensare, si ricorda come ha risvegliato il Signore, ma con lei non funziona, quasi le spezza un polso addirittura. Lei, una casalinga, spezza un polso a un ufficiale addestrato ed allenato. E quando anche la figlia corre lì e si rende conto, chiede la rassicurazione del padre, lo implora di aiutare sua madre. E lui la rassicura dicendo che farà di tutto per aiutarla. Ma non è così, nei giorni che seguono le cose non migliorano. I momenti di lucidità sono sempre meno frequenti e lei è quasi sempre in questo stato di incoscienza. Di incoscienza inquietante, in cui l'unico pensiero è parlare in maniera strana con le piante, a vagare nel niente. Più violenta, e nei cieli intanto si colorano di sfumature inquietanti e misteriose, sempre più spaventose. Ed Anne Mary, la sua infanzia, non riesce a viverla, non se la può godere.
E neanche suo padre riesce più a dormire. Suo padre ha perso il sonno, ha perso la voglia di vivere, non sorride più. I suoi occhi sono sempre contornati dalle occhiaie, pesanti, violacee, scure. Scure come il suo umore, come quest'ansia che lo assale ogni volta per sua moglie. E a ben vedere. E così, in una fresca mattina di primavera, il corpo di Elizabeth Wilde fu sepolto nel piccolo cimitero di Forgotten Hollow. Al funerale c'erano solo la famiglia e la piccola Anne Mary era distrutta. Non sapeva come fare senza la sua mamma, piangeva in maniera incontrollata e odiava quelle maledette piante che avevano invaso tutto e avevano ucciso la sua mamma. E per quanto suo padre cercasse di trarla su e di confortarla, lui stesso ormai aveva il cuore malato. Il cuore probabilmente non poteva reggere la perdita della sua amata, della donna con cui aveva vissuto, aveva costruito una famiglia, aveva avuto dei figli. E da quando lei era morta, lui sentiva il cuore come diventato di pietra, certo, quasi come in una macabra predizione, che si sarebbe fermato da un momento all'altro, nonostante la piccola gli dicesse all'orecchio che sicuramente lui era il suo eroe e sarebbe andato tutto bene. Ma nonostante Oscar cerchi di essere un supporto emotivo stabile e profondo per sua sorella, è ancora troppo giovane per potersi occupare di lei. Per questo vengono affidati alle cure degli zii Michelangelo, Wilde e Noemi. Michelangelo era il fratello di Jeremy e lui, nella sua vita, fa il giornalista e ha scritto anche diversi libri che riguardano appunto il mistero che circonda Strangerville. Noemi, al contrario, è la regina del focolare, la sua passione è la cucina. Adora cucinare ed adesso è una pasticcera in una pasticceria di San Maisciuno, dove appunto vivono. Gli anni passano per questa famiglia, passano per Anne Mary e per Oscar, che si ambientano lentamente ma in maniera serena, sempre più sereni, cominciano ad avere una vita più normale, lontani da Strangerville, lontani dalle sue inquietudini e da brutti ricordi. Sono seguiti dagli zii con amore e dedizione. E Oscar si trova persino una fidanzata, Jessica, della quale si innamora perdutamente e decidono di fare coppia fissa. E lo scorrere del tempo li aiuta a superare i brutti ricordi, ma nonostante tutto, Anne Mary spesso sente la malinconia e la mancanza della sua mamma e del suo papà e si rinchiude in camera a piangere tutto il suo dolore nella speranza di sfogarsi. La vita scorre quindi su binari comunque sereni e tranquilli, gli anni passano e i due fratelli ormai si sono ambientati alla vita di San Maisciuno e si sono affezionati molto agli zii Noemi e Michelangelo. Ed è quindi in questo clima tutto sommato sereno in cui Anne Mary compie gli anni diventando una bellissima adolescente. Un'adolescente però che ha nella testa solamente un pensiero, e non si tratta di ragazzi o di shopping o di tutte le frivolezze che è normale avere a quell'età, ma bensì il suo unico pensiero è allenarsi, diventare sempre più brava nel combattimento e tornare a Strangerville per cercare di risolvere quel caso che ha ucciso i suoi genitori
e poter finalmente vendicare in qualche modo il ricordo dei genitori scomparsi. E con l'arrivo dell'età adulta, la nostra Anne Mary decide che è arrivato il momento, le valigie sono pronte sulla porta, e salutare tutti, fratelli e zii, è diventato necessario per poter intraprendere la sua vita, che d'ora in poi vedremo affrontarla insieme. E lei se ne va. Abbiamo quindi scoperto insieme la vita, quello che è stata la vita almeno fino ad oggi di Anne Mary. Quindi dalla prossima puntata, dalla puntata 1 ovviamente tornerà una puntata normale, giocata, non così un gameplay classico, ma ci tenevo a farvi vedere com'era stata l'infanzia e l'adolescenza della prossima founder, Anne Mary Wild. E sappiamo già che almeno nella prima fase il suo obiettivo sarà il mistero di Strangerville, risolverlo e vendicare i genitori. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, un diverso dal mio solito, ci ho messo molto impegno, quindi mi auguro davvero che l'abbiate apprezzato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto il video lasciatemi anche un like, e vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima volta con l'inizio ufficiale di questa nuova gameplay e famiglia. Zup, zup.